Dopo aver cliccato il tasto Nuova nella pagina principale del database, apparirà la schermata principale relativa ad una nuova segnalazione. Inserire il codice identificativo dell'avvistamento. Il codice è composto dalle seguenti parti. La prima è sempre una lettera S, che indica che i dati derivano da un'apposita scheda di campo sulla quale andrà riportato lo stesso codice. Le tre lettere successive corrispondono all'ente segnalatore, ad esempio PBS è la sigla corrispondente alla provincia di Brescia. Seguono due numeri, corrispondenti all'anno della segnalazione, ed un numero progressivo della segnalazione relativa a quell'ente. Inserire poi il nome del segnalatore selezionandolo dall'apposito menu a tendina. Oppure inserire un nuovo segnalatore, come mostrato nel video specifico. Inserire la data dell'avvistamento. Inserire l'ora dell'avvistamento. In caso di ora non nota, lasciare 0000. Selezionare la specie di interesse, nel nostro caso orso. Inserire il comune dove è venuta la segnalazione dall'apposito menu a tendina e la località. Se necessario, inserire una nuova località come mostrato nel video specifico. Inserire la quota della segnalazione. Inserire poi le coordinate nel sistema di riferimento Gauss-Boaga. L'inserimento delle coordinate è indispensabile per la corretta georeferenziazione della segnalazione. Selezionare l'ambiente in cui è avvenuto l'avvistamento e le condizioni meteorologiche. Cliccare infine su Crea per confermare i dati inseriti e creare una nuova segnalazione. A questo punto sarà possibile completare l'inserimento dati con le informazioni di dettaglio presentate nei video specifici.